abbiamo mangiato la pizza. E abbiamo mangiato la pizza. Non si direbbe, ma era pizza, giuro. Non solo. Vabbè, non gliene frega niente a nessuno. Cosa di? C'erano anche. Ci hanno regalato delle patatine fritte. T'ha visto affamata? Siamo un po' felici, Sì, ma sta io poco. amo le patatine fritte. Ok, possiamo venire al dolce? E qua davanti il dolce e il tunnel. Io davanti ho solo Simone. Trovavamo qualunque modo per evitarla sta cosa. Ragazzi! Io ci tengo che tu lo vedi, però. Esatto, perché tu non l'hai ancora visto. È Va vero, lui è bene. l'unico. Allora, Parlo con gli occhi, dato che non si hai una possono vedere torcia? le espressioni. Ovvio. Figuriamoci. Ragazzi, andiamo. Let's go. Prima o vuoi andare avanti tu o No, vai, vai, vado faccio io? il temerario, faccio l'ultimo. Sì, ma girala ogni tanto la torcia. Se Sì. no. Se volete ne ho ancora, eh? Sapete che... Non so se si vede, ma è parecchio impervio. Non so come hai fatto oggi a venire qua. Ma con il giorno tutto cambia. Sì, quello Guarda. è anche vero. Io me lo sono Oh! fatto... Ecco. Eccolo. Stavo per... Oh! No, ma ascolta, ma tu non ci arrivi al tunnel, se continui con gli... Scusate, ragazzi. Ma Oh! stavo scivolando. Sì, avevo paura di quello. Simo, ci Sima? sei? Sì. Aia! Simo Grazie. la luce. Mi sono inquadrato un po' basso perché c'è il fiume. Oggi ci ho messo un piede dentro. Un bel posto accogliente. Non che mi aspettassi di meglio, poi. Paolo, piano. Apro un fiume. Piano. A che entrata c'ha però? Oh cavolo, ma ragazzi, no, l'ho vista. È Guarda un po'. vero, sei L'ho qua. vista Sei adesso. qua. È un muro. È strano, eh. Posso dire che mi ricorda molto io questa cosa? Sì, è vero, hai Sì. ragione. Ah! Vado. Occhio raga, perché qua tutte le pietre si scivola, eh. Ok. Così, non ci riguardarmi. Ti senti, raga? Sì, sto arrivando. Ok. Cioè, Hai direi che tu hai già... visto? Pazzesco! Hai capito perché mi sono nascosta qua? Sei rimasto agganciato? Chiedo come l'hai trovato sto posto. Ma no, a dire il vero non è che l'ho visto. Cioè io mi sono intrufolata lì nella vegetazione, ma ero intenzionata solo a girare l'angolo. Quando ho girato l'angolo ho visto sta roba, ho detto ma cosa c'è lì? Cioè, ho visto questa edera. Cavolo, man mano che mi avvicinavo dicevo ma cavolo, ma lì c'è, pensavo una grotta, no? Quando ho alzato l'edera ho detto no, ma cos'è sta roba? E come piove? Sì. E trasuda. Piove dal soffitto, sì. Eh sì, eh. Andiamo a vederlo. Sì. Io ovviamente non è che sono andata là. Però sono arrivata da un televisore, mi sembra. Una cintura. Ah, io sono arrivata fino a qua. Sei scesa in Sì, testa? che fastidio. Sì, ma piove proprio, ragazzi. Sì. Ma con tutta l'acqua che scende in questi giorni. Ma lui le sente perché gli cade sulla pelle. Sulla pelata. E dove porta, ragazzi, scusate? Ah, non lo so, chiedilo a Paolo, C'è un dato che è cumulo di passato di terra. là per farmi uno scherzo. Ma che roba, ragazzi. Ah, ma qua si abbassa però. Sì, si abbassa notevolmente.
Oh, ah, scusate. C'era un ratto. Un ratto? Un ratto? Sì, dove? Rosso, ciccione. No. Ah! Laggiù è entrato nel buco. Ma devi mangiare tu. Non volevo farvi troppo immerdare perché già oggi ho messo le gambe a mollo. Ma comunque è angosciante, eh? Dietro non si vede nulla. Sì, lì c'è troppa acqua, ragazzi, non mi faccio passare da lì. Ma e dove porta? C'è una, totalmente un altro bosco, di là. Ah, un altro bosco? Sì. C'è totalmente un altro bosco. Oh, cavolo. Cosa, cavolo? Bene. Eh? Ho messo i piedi a mollo. Ok. Va bene, allora stiamo un po' più in là. Ok. Che possiamo stare un po' più dritti. Un po' più largi, sì. Un po' più dritti. Sono curioso di capire se c'è qualcuno qua. È un canale di scolo. Guardate che qua forse è il punto più asciutto. Ok. Sì, è vero. Beh, qua possiamo anche stare in piedi. Sì. Sì. Io, allora, raga, ero qua. A parte i rumori di... fatti da me. Esatto. A parte l'imbecille qua di turno, a me è sembrato di sentire delle voci. Siamo in due. Okay. L'abbiamo riascoltato, c'erano delle voci. È impressionante, sì. Esatto. C'è quello che volevo dire. Le avete sentite anche voi. È un mugugno. Io subito da quando ero qua pensavo fosse, sai, magari l'acqua, un po' i rumori... non lo so, dovuti a questo gorgoglio, no, dell'acqua, però poi anche Simo. Sì, no, ma è proprio una litania, sembra. Sembra qualcosa del genere. Infatti io subito, sono sincero, avevo pensato che fosse uno di voi. Cosa c'è? Non l'avete sentito? No. Cosa devi? Ho sentito di nuovo un verso. Un verso? Che brutto però dar sul nero. Era un verso di nuovo. Era un verso. Ma in fondo non c'è nulla? Un verso di? Vedi, adesso mi verrebbe da dire no, è il gorgoglio dell'acqua. Uguale a oggi, mi viene la stessa cosa. Sì, sì, ma quello che abbiamo sentito non era il gorgoglio dell'acqua, raga. No. Raga, allora, non perdiamo tempo, accendiamo la black box e proviamo. Vai. Va bene. Ce l'ho io qua, non appoggio lo zaino in terra perché... Ok, vediamo. Vediamo. Chi c'è qui? Raga, ho acceso anche l'M1. Allora, o ha detto introvabile. Sì. O trovate. Piccole. Dietro sono qua. E chi sei? Ero qui prima. Ah. Scusate, non mi sono drogato, però mi sembra di sentirla. Eh no, è perché anch'io mi sono stupito. Bom, 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 però le ho sentite. Oh. Ci puoi dire chi sei? Ragazzi, cosa c'è? Io ho sentito altra dimensione. Ve lo giuro. Davvero? Altra dimensione. Io ho capito quello, poi non c'entrerà nulla, ma ho capito. Hai fatto bene a dirlo. Buono. Dimensione. Hai fatto bene a dirlo. Certo. Sei un uomo? Cosa ha detto? E cosa ha detto? Hai detto qualcosa, ma... Io continuo a sentire Pimo. Perfetto. Perfetto. L'ha detto? Ha detto perfetto. Ci puoi dire chi sei e perché sei qua? Demonio. Demonio. Ho capito, bisogno.
Giovane. Ma sei il ragazzino Cos'è? Non avete sentito? Cosa? Coccio di vetro. Coccio di vetro? Sì. Laggiù. Laggiù. L'ha detto la mia. Sono fermo. Stiamo fermi, raga. Stiamo fermi. Non puntargli le torce, magari. Non lo so. No, vieni. Tirate anche l'occhio all'M1, sì. Per caso io non lo vedo, sei per caso il ragazzino scomparso mentre giocava a nascondino? Non c'è, l'ha ridetto. Ah, okay. Due volte. Non c'è. Allora tu chi sei? Però sa di cosa sto parlando allora. Sì. Se mi ha detto non c'è. Ovviamente. Sai di cosa sto parlando? Sai di cosa sto parlando? Tu sai chi siamo? Matto. Sei. Un po'. Sono d'accordo. Però vorrei fare la tua conoscenza. Io no, hai detto. Io ho capito un'altra cosa. Dove hai capito? YouTube. Posso fare la tua conoscenza? Puoi dirmi il tuo nome? Il tuo nome? E prima ti stavo dicendo, no? Probabilmente ti sei accorto che sono venuti qua il mio amico Simone, Debbie. Sai per caso chi è che cantava? O parlava, o pregava, non lo so. Sì. Quando ho detto pregava. Sì. Stavi pregando? No. Oh! Forte. Che cos'era? Pom! Un sasso che è caduto, qualcosa del genere. Bravo. Da lì veniva? Eri tu che pregavi? Da lì veniva il rumore. Ora non so se l'ho visto io magari male, no? Mm-hmm. Ho visto una roba che svolazzava da lì, quella zona lì sulla destra. E non lo so, ho fatto così con l'occhio e ho visto una roba svolazzare. No, ma non era un uccello. No. Okay, io stavo già andando. Boh, magari era un pipistrello. Perché vivi qua? Ok. Perché vivi qua? Ha detto di nuovo giovane. Sei morto qua? C'entri qualcosa con la scomparsa del bambino che giocava a nascondino?
Io ho sentito sì. Più di una volta, sì. Sì, l'hai detto più volte. Sì. L'hai ucciso? Cosa hai capito? Voce, io ho capito. Aiutare. Aiutare? Aiutare. Sì. Ma come, hai aiutato il bambino? Chiamando i soccorsi? Se avessi chiamato i soccorsi però, l'avrei esatto, provato. Sei sparito. L'hai rapito? L'hai rapito? No. 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 Te lo richiedo, lo hai ucciso? Lo hai ucciso? Voltati. Già più di una volta ci dice. Chi si deve voltare? Domandami. Tu sai chi siamo, no? Perché sembra che ci hai fatto capire. Vorremmo poter raccontare la tua storia, se è possibile. Magari hai qualcosa da insegnarci. Possiamo fare qualcosa per te? Ha detto qualcosa. Possiamo fare qualcosa per te? Roccia. Roccia, è vero. Ma viveva qui? Vivevi qui? No. No. E cosa facevi qui? Cosa facevi qua? Tiravo. E ha detto qualcosa con la G, bravo. G. Non lo so. Non ho capito, digiuno. Digiuno? Può essere. Però, cosa vuol dire faceva qua digiuno? Oh. Se ti ha detto che pregava. Ma non l'ha detto. Si è illuminato. Si è illuminato con l'M1, ma non l'ha detto. Possiamo fare qualcosa per te? Fammi un po' la forza. Mi sono messo in cima una roccia? Intruso. Se avessi inciso una roccia? Qualcosa. Aprite. Hai scritto su qualche muro? Qui. Qui. Ha detto qui, in questo momento. Hai scritto lì dove c'è Debbie? Dobbiamo. Cosa dobbiamo trovare? Una scritta? Cosa dobbiamo trovare? Trovalo.
Hai nascosto qualcosa? Cosa? Provalo. Ha detto trovalo, infatti per quello che gliel'ho chiesto. Hai nascosto qualcosa? Cosa ha detto? Nella? Nella? Ho capito, nella qualcosa. Ha ceduto il muro. Da? Cosa hai nascosto? Perché se vuoi che troviamo qualcosa devi dircelo. No, ma è ditta di escavazioni. Cos'è quello? Cosa c'è? Cosa fai? Cosa c'è, Debbie? Raga, cos'è quello? Cosa? Dove? Aiutami, faccio scendere qua. Vai. Cos'è quella roba lì? Ma cosa? Dove, Debbie? Lì! Oddio! Cos'è ma quella roba lì? Un osso, raga. È un osso. Ma come un osso? Porca miseria! Tiralo fuori con un fazzoletto. Aspetta, che piglio un fazzoletto. Ma dov'era, Debbie? L'unghia. Ma che ne so, ho spostato delle pietre. Oh, porca miseria. Beh, fortunatamente non è umano, raga. No, esatto, però è bello grosso, Oh, cavolo. Guarda che osso. Porca vacca. Ma è enorme.